dal Cantico dei Cantici. O se tu fossi un mio fratello, allattato al seno di mia madre, trovando di fuori che potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi. Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre, mi insegneresti l'arte dell'amore. Ti farei bere il vino aromatico del succo del mio melograno. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché non lo voglio. Chi è costei che sale dal deserto, appoggiata al suo diletto? Sotto il melo ti ho svegliata, là dove ti concepì tua madre, là dove la tua genitrice ti partorì. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore, e nasce come gli inferi e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. Tu che abiti nei giardini, i compagni stanno in ascolto, fammi sentire la tua voce. Fuggi, mio diletto, simile a gazzella o ad un cerbiatto sopra i monti degli aromi. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo, terminiamo questa sera il viaggio in questo cantico dell'amore di cui abbiamo meditato e letto insieme davanti a Gesù Cristo amplissimi tralci. Lo concludiamo di nuovo questa sera con fare questo dialogo d'amore tra lo sposo e la sposa, alternato con degli spunti che ci possono far un poco riflettere. La sposa dice: mi insegneresti l'arte dell'amore allo sposo. E questa è una bella preghiera da fare davanti a Gesù in Eucaristia. L'amore non è semplicemente un sentimento, questo lo hanno scritto anche alcuni autori laici, penso che molti conoscano un best seller che si chiama L'arte d'amare di Erich Fromm. L'amore non è una scienza, è un'arte. Gli artisti fanno le cose belle, non fanno semplicemente le cose giuste. E l'amore è la cosa più bella che esiste. E tutti quanti noi dobbiamo imparare l'arte dell'amore nella sua duplice dimensione. L'amore nei confronti di Gesù e l'amore nei confronti del prossimo. L'amore nei confronti di Gesù ha due dimensioni. Quello che si vive per esempio davanti all'Eucaristia, quello che si vive dopo che abbiamo fatto la comunione, quello che si vive nel silenzio del nostro cuore, nella nostra preghiera profonda. E di cosa è fatto? È fatto dei nostri effetti, è fatto dei nostri desideri, è fatto di ciò che noi diciamo nell'amore e con amore a Gesù. Non molte sono le creature appartenenti al genere umano che fanno questa esperienza prima di morire. Questa è la cosa più bella e più importante che possa esistere. E noi dobbiamo sempre ricordare che appunto l'amore è un'arte, perché ogni anima è un unico. Per cui davanti a Gesù ognuno non solo prega, ma deve pregare a modo suo. Dici, ma come faccio? Che gli dico a Gesù? Tutto quello che ti passa nella testa. E piano piano vedrai che ti passeranno nella testa cose sempre più belle, cose sempre più sante, perché l'anima di ciascuno di noi è irripetibile. Cioè quello che Gesù si sente dire nel silenzio del mio cuore da me, non l'ho mai sentito da nessun altro, non lo sentirò mai da nessun altro, non perché io sia qualcosa di particolare o di speciale,
e questo vale anche per chiunque stia ascoltando questa meditazione, no? Ma semplicemente perché io sono io e tu sei tu. Non esiste un clone, un duplicato di noi stessi. Questa dimensione dell'amore da scoprire, da vivere, è chiaro che è un'arte, quindi anzitutto bisogna mettersi in condizione di imparare, quindi bisogna trovare momenti, tempi e modi. Poi certamente l'amore di Gesù si vive anche, come ci ricorda il Vangelo, che se mi amate osservate i miei comandamenti, perché non si ama a parole con la lingua, ma solo un sentimento, con una devozione personale, se no si rischia di cadere nel sentimentalismo, nel devozionalismo, ma poi una vita che cerca di avere Gesù come esempio in tutto, in ogni cosa che stiamo facendo, di ripercorrerne fedelmente le orme. È un'arte però anche l'amore del prossimo, e questa è un'arte ancora per certi aspetti più complicata. Imparare ad amare l'altro, l'abbiamo già visto durante la Santa Messa di questa sera, durante le brevi riflessioni dopo appunto la proclamazione del Vangelo, durante la breve riflessione seguente. Amare il prossimo è un'arte. Imparare non soltanto ad amare, ma anche a far percepire l'amore con i gesti più piccoli, no? con le piccole cose. Imparare a non mortificare mai nessuno per nessun motivo, per esempio, no? Io ricordo un'esperienza, ricordo, adesso hanno aperto il processo di beatificazione, credo, di Natuzza Evo, che molti l'hanno conosciuta, no? E io ricordo sempre, non mi ricordo chi me lo raccontò questo episodio, forse era una cosa che aveva scritto addirittura lei stessa, o un'intervista, non mi ricordo. Però sappiamo che Natuzza aveva il filo diretto con gli angeli custodi, con le persone che dicevano le cose dal cielo. Ogni tanto andava qualche malato da lei, no? Qualche malato di qualche malattia grave, a chiedere che devo fare, opera come opera, muoio, non muoio. E quando lei si trovava davanti un malato a cui il medico aveva sbagliato completamente la diagnosi, lei non diceva mai: guarda che il medico ha sbagliato la diagnosi, vai da un altro. Mai. Perché avrebbe mortificato quel medico che aveva sbagliato la diagnosi, anche se questo era incompetente. Gli diceva sempre: ma sai, vado da qualche altra parte, in queste circostanze è meglio chiedere a più persone, no? Una cosa di noi magari non faremo mai caso. Quindi l'amore del prossimo è un'arte. Noi sappiamo che tra gli artisti ci sono i fenomeni, cioè quelli che diventano proprio fenomeni, che ne nascono Caravaggio, Michelangelo, e poi ci sono quelli un pochino più modesti. Qui dentro questa stupenda chiesa in cui abbiamo la fortuna di stare, si vede che ci sono artisti di diverso livello. Alcuni sono tutti belli, le opere d'arte, ma alcune sono più belle, altre sono meno belle, si vede benissimo, no? E quindi diventeremo artisti dell'amore tanto quanto troviamo dei buoni maestri. Maestri migliori sono Gesù e Maria nell'arte dell'amore, e siamo un po' i discepoli, perché il maestro può essere pure un fenomeno, ma se il discepolo non gli sta dietro giova a poco. Questo è il primo spunto, diciamo così, di riflessione. Secondo, per non allungare troppo, chi è colei che sale dal deserto appoggiato al suo diletto? È proprio un versetto della preghiera, la liturgia della Chiesa applica alla Madonna, in particolare al giorno della sua assunzione. Chi è colei che sale dal deserto? La Madonna che è stata nel deserto, diciamo, brullo, ecco, stepposo della vita terrena, la Madonna è vissuta in un mondo per lei assolutamente inospitabile. Lei la tutta cura, la tutta macchia, la tutta amore, è vissuta in mezzo a noi uomini, che purtroppo non siamo così, in mezzo all'umanità decaduta, portando un'oasi veramente di luce, di acqua, di pace nel deserto della vita terrena, ed è salita, ecco, assunta in cielo al termine della sua vita, appoggiata al suo diletto, ecco, l'amore del suo cuore, che era Gesù, perché tutto il segreto della straordinaria santità di Maria
raggiungibile, inevitabile, che lei è la copia perfetta di Gesù, proprio la fotocopia, cioè è una creatura ma per il resto è tutta uguale a quello che Gesù è stato e ha fatto. Ecco perché anche lei si pone come autorevole esempio da seguire, perché seguire lei è seguire Gesù, è la stessa cosa, ecco, perché non c'è neanche una sbavatura in quello che è stata la sua esperienza terrena. Ecco perché la Chiesa ha sempre raccomandato una profonda e tenera devozione alla Madonna. Ecco, e poi c'è l'invito dello sposo alla sposa: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, il titolo di questa meditazione, no? Sigillo, sapete che sigillo anticamente, il sigillo era un marchio fatto a fuoco, si potrebbe tradurre anche con tatuaggio, quindi qualche cosa che rimane indelebilmente impresso. Cosa vuol dire avere Gesù come sigillo sul cuore? Vuol dire che il centro del nostro amore diventa Lui. Cosa significa avere Gesù come tatuaggio sul braccio? Vuol dire che le nostre opere sono fatte con l'intenzione, ecco, di imitare in tutto quelli che sono stati i suoi esempi. Avere Gesù come sigillo sul cuore e come sigillo sul braccio. Quindi, perché l'amore sia un fatto affettivo, abbiamo già visto, no? È anche un fatto effettivo. Ci vogliono gli affetti, ma ci vogliono anche le opere. Tutte e due. E quando queste due si incontrano, l'amore diventa forte come la morte. Vampe di fuoco. E è possibile, e questo non è cosa riservata a pochi eletti, perché ci sono anime molto comuni, che hanno una vita molto comune, molto ordinaria, che hanno però una vita interiore intensa, cioè queste vampe di fuoco le sento nel cuore. E che poi ci sono alcuni episodi, non so chi di voi conosce la storia di San Filippo Neri. San Filippo Neri, se uno va a Roma, a Chiesa Nuova, lì a Corso Vittorio, dove sono le stanze di San Filippo Neri, io l'ho viste, e c'erano dei camici di San Filippo Neri che avevano all'altezza del cuore un buco nero, perché a San Filippo Neri il cuore gli prendeva fuoco sul serio, non era uno scherzo, proprio gli si incendiava e le fiamme bruciavano le camicie. Non è una leggenda, non è una parola, è successo veramente. E quando è morto gli hanno trovato le costole sopra il cuore spostate, perché gli batteva talmente forte, era talmente infuocato, vediamo, che gli aveva spostato il costo. D'accordo? Quindi, cioè, queste sono immagini che tu dici, ma sono metafore. Sì, ordinariamente sono metafore, ma in alcune circostanze sono state veramente verità. Ecco. E anche quando non sono verità, come erano per San Filippo Neri, tu ti accorgi, insomma, se c'è un cuore, come diceva Santa Teresina di Gesù Bambino, bruciato dall'amore, avvampato dall'amore, che sono i cuori che Gesù cerca. Perché Gesù, se vediamo l'immagine del Sacro Cuore, anche del Cuore Immacolato di Maria, la prima cosa che dobbiamo fare attenzione è il fuoco da cui sono circondate, proprio fuoco, fuoco. Perché l'amore è ardente di per se stesso, se no non è amore, no? Tenace come l'infine la passione, l'amore appassionato, un termine che Gesù ha usato con tante anime elette, appassionato. Quindi, e se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, no, non avrebbe che dispregio, e le grandi acque non possono spegnere l'amore di lui, più mi travolge. Quando l'amore verso Gesù parte, il suo è sempre in moto, è sempre attivo, è il nostro che, come le macchine, vedete, le vecchie 500, prima che si mettono in moto, sono state le ore a tirare la dritta, insomma, no? Ecco, però una volta che è partito, che si è acceso e che si è alimentato e che si è consolidato, quando è autentico, le acque non spengono. Cioè, uno smette di amare di Gesù, Gesù perché c'ha qualche prova, perché c'ha qualche tribolazione, perché c'è qualche tentazione, persecuzione, qualunque cosa accade. E mai baratterebbe l'amore di Gesù, ma nemmeno per tutti i beni del mondo, d'accordo? Cioè, o meglio, tutto quello che
è nel mondo, tutto quello che attira gli uomini, le ricchezze, la buona fama, il successo, i divertimenti, i piaceri dei sensi, perdono importanza, perché sarebbe come paragonare l'oro allo stagno, nessuno cambierebbe l'oro allo stagno, e il fatto che molte persone a Gesù non lo amino, non vanno a messa, eccetera, è semplicemente perché non si rendono conto di quello che lui è, altrimenti sarebbero folli. Ecco, il Cantico dei Cantici chiude con questa bellissima frase, no? Tu che abiti nei giardini, questi sono i giardini del cielo, dove si può vivere già in questa terra, dove le anime che amano Gesù vivono, perché un tempo noi abitavamo nel giardino dell'Eden, nel paradiso terrestre, adesso abbiamo trasformato il mondo in una foresta nera, piena di brutte cose, piena del... La legge della giungla, ma una volta non era così. Ecco. Chi viene in comunione con Gesù viene in questo giardino e cosa dice? Bellissima questa espressione, no? Fuggi, mio diletto, sopra i monti degli aromi. Bellissima questa cosa, sono i monti degli aromi. I monti degli aromi, ecco, sono fuori di metafora e le splendide virtù in cui il diletto che Gesù si consola, si rifugia. Chi conosce bene le vite dei santi sa bene come Gesù a molte anime lette mi diceva: guarda, basta che mi ami tanto tu, basta che mi servi tanto tu, e io grazie a te mi dimentico di tutta quanta la cattiveria degli uomini e faccio pure misericordia a tutti. Ecco, questo è un fatto frequentissimo nella storia della spiritualità e dell'ascetica. È una fuga di diletto, così tanto ci ama e così poco è amato, che per un'anima che la ama un pochino e trova grande consolazione, non c'è le grandi grazie al mondo. Ecco. Noi speriamo piano piano, camminando umilmente alla sua sequela, di imparare per un pochino a dargli un po' di quel, un po' di ricambio di quell'immenso amore che ci dona. Perché anche a casa nostra, ecco, non dico proprio una casa tanto ospitale, purtroppo ci sono tante erbacce nei nostri giardini, però possa esserci almeno un po', ecco, di quella fiamma d'amore che lui cerca. Basta che ci ricordiamo, lui è andato in una stalla, non gli importa di tante cose esteriori, ma in quella stalla però c'era Maria e c'era San Giuseppe, quindi fa niente che era una stalla, l'importante è che c'erano due cuori come quelli, quell'Immacolato di Maria, con quello castissimo di San Giuseppe, che amavano Gesù sul serio, perché l'unica cosa che lui cerca da noi, appunto, è questo immenso amore. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo sacramento.